iniziati solennemente i festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono e protettore di Maratea, festa che solo la pandemia aveva fermato nei secoli e che oggi, con la celebrazione eucaristica presieduta dalla comunità sacerdotale di Maratea e con la processione denominata San Biagio va per la terra, di cui stiamo guardando le nostre immagini, riprende la secolare storia vissuta dai marateoti di varie epoche e soprattutto riprende il cammino religioso di una comunità, quella di Maratea, in simbiosi con il suo patrono e protettore. Festeggiamenti che da questa sera proseguono il 5, 6, 7 e 8 maggio 2022. Preghiamo. Glorioso martire San Biagio, che hai promesso di esaudire le preghiere di quanti ricorrono con fede al tuo patrocinio, ottienimi da Dio una grazia che mi sta tanto a cuore, e di essere liberato dai mali di gola e da ogni altro male. Prometto con il tuo aiuto di vivere con più impegno e coerenza la mia fede cristiana, onorando Dio e amando i miei fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. San Biagio prega per noi. Noi oggi viviamo un momento di fede per il nostro santo patrono San Biagio, un momento di gioia per poter essere liberi tutti qui di poter pregare il nostro santo patrono, di poter fare una celebrazione eucaristica, di poter fare la processione nel borgo del castello. La benedizione a Maratea, la benedizione a Massa, a Santa Caterina e a Brefaro, la benedizione al mare. Quindi oggi per noi è un momento particolare. Lasciamo però alle nostre spalle un passato che è durato 2 anni, fatto di tristezze, di rinunce, e la rinuncia più difficile per quanto riguarda noi è stata quella di non poter festeggiare il nostro santo patrono. E abbiamo dovuto per 2 anni rinunciare a questa gioia, e io ancora nel cuore la tristezza di una processione fatta proprio qui, senza nessuno, dove io rappresentavo l'intera comunità e con la fede della comunità ero dietro le reliquie del nostro San Biagio. Oggi no, oggi ritroviamo tutti i cittadini di Maratea che vogliono venerare il nostro santo patrono, affidare a lui le nostre speranze, le nostre difficoltà, le nostre ansie e chiedere aiuto e soccorso al nostro santo. E quindi oggi Maratea rivive nella fede di San Biagio. Sindaco, e poi comincia, diciamo, da oggi una grande festa, una festa che, ecco, durerà fino a domenica l'altra. E allora, ecco, un programma davvero importante quest'anno avete organizzato insieme al Comitato, naturalmente. Noi abbiamo sostenuto convintamente il Comitato di San Biagio e il parroco Don Donato Partevillo, sì, perché riteniamo che questa festa di San Biagio, dopo 2 anni di pandemia, debba essere il momento di rinascita, di rilancio della nostra città. Una rinascita di Maratea era necessaria dopo tanti sacrifici, dopo tanta solitudine, dopo periodi vissuti in casa. Questa è l'occasione che Maratea deve dimostrare di essere capace di rialzarsi, di essere capace di festeggiare in modo solenne San Biagio. Quindi abbiamo ritenuto di intervenire con un contributo veramente importante per la realizzazione di questa festa. Abbiamo voluto che da oggi fino all'8 di maggio Maratea fosse in festa, e la chiusura la farà una cantante di portata internazionale che è la Tatangelo. Viviamo con gioia questo momento, ma soprattutto con intensa fede. Oggi si diceva con il sindaco che questa festa può sicuramente essere la ripartenza anche, ecco, di Maratea, di un periodo, ecco, che se San Biagio vuole ci lasciamo alle spalle. Ecco, come lo state vivendo voi che organizzate effettivamente la festa? In effetti c'è molta collaborazione da parte della gente, dei marateoti, che contribuiscono perché la festa abbia successo. Naturalmente, per contribuire, perché quest'anno c'è stato anche un rinnovamento
dal punto di vista economico della festa, perché abbiamo preso un cantante, anzi la cantante Anna Tatangelo, che è un nome famoso, e quindi come tutte le cose famose c'è un impegno maggiore economico, claro. Ma la gente sta contribuendo molto bene, perché speriamo così di arrivare all'8 di maggio, fine della festa, avendo saldato tutti gli impegni e non lasciando debiti ai prossimi che verranno al comitato. Stasera stiamo sentendo la banda Città di Maratea, ma poi da giovedì fino a domenica cosa succederà? Dal punto civile, naturalmente. Dal punto di vista della festa civile è un po' la classica festa che si fa nel tempo, perché quest'anno siamo partiti anche in ritardo causa Covid, non sapevamo se si poteva fare o meno. Quindi l'impegno è per questa sera, giovedì, la banda di Maratea ci allieterà, venerdì purtroppo è una giornata che sarà così, la classica serata di chiesa, diciamo, sì, tra virgolette. Sì, sì. Sabato c'è la città di Nardò, che suonerà per tutta la giornata, allieterà col matinè famoso e con la serata musicale del sabato, dopo aver accompagnato la processione. Domenica la cantante Anna Tatangelo, e al mattino la banda di Maratea fino alla sera accompagnerà il San Biagio su al castello, sì. E poi sarà in serata con ad allietare la festa.